Secondo te l'informazione in questa vicenda coronavirus ha funzionato bene? Poteva fare meglio? Ma l'informazione, soprattutto quella dei social, sta creando tanta confusione. Secondo me sta creando tanta confusione, a cominciare proprio da questa notizia che si è sparsa per Fano, di questo ragazzo, di questa persona che era... Insomma, c'è stato un continuo tantam, si è sentito per attività, c'era gente che veniva, entrava, parlava, si sentiva che c'era... E ce n'è troppa forse l'informazione. Secondo me bisogna seguire i canali ufficiali e fidarsi di quello che ci dicono. Lasciar perdere un po' chat, sotto chat. No, è veramente diventata una cosa impossibile. Oramai è solo un parlare di quanti pacchi di pasta sono rimasti sugli scaffali, di quello che uno debba fare o non fare, di come creare la mucchina fatta in casa è il massimo. Sono le ricette su come fare sulla mucchina fatta in casa, sono il massimo, che poi tra l'altro la mucchina è un marchio, c'è da ricordare questo. Penso che sia adesso soddisfatto, penso che negli altri paesi abbiano più nascosto, da noi forse hanno esagerato. In Francia che ci siano 400 tamponi, da noi 1.200, vuol dire che loro qualcosa vogliono sotterrare. Comunque, adesso siamo diventati tutti esperti. Tutti... Finito il Festival di Sanremo, in cui eravamo tutti esperti di musica, siamo diventati tutti esperti. L'unica cosa, ne parlavo con loro, che mi lascia molto ma molto perplesso, è che in Italia ci sono 7 casi accertati di morte più altri di infettati. Negli altri paesi non risultano. Per cui come mai? Ecco, è la domanda che mi pongo io. Qualcuno ha risposto, dice perché lì non ci sono i controlli capillari come li facciamo noi. Mi soddisfa poco. L'informazione tutto sommato non se l'è cavata male. No, non se l'è cavata male perché sappiamo tante cose, insomma. Le raccomandazioni, ci stanno fornendo numeri a cui rivolgerci, 112, eccetera, eccetera, e abbiamo tutto. Speriamo di non averne bisogno. Ecco. Forse, dico, la gente un pochettino l'ha un po' ingigantita e quindi tutto sommato, nonostante l'informazione sia stata corretta, si è creato un pochettino di panico in giro, e questo è una cosa che dispiace chiaramente, perché voglio dire, non è il caso di andare a peggiorare delle situazioni che già sono gravi di per sé. Però televisioni, giornali, loro l'hanno fatto, diciamo. Direi assolutamente, i giornalisti si sono comportati bene. Si sente soddisfatto delle informazioni che ha ricevuto? Sì, le informazioni sì, però secondo si doveva cominciare a fare, diciamo, la quarantena qualche settimana prima. Che addirittura il 31 gennaio parlavano già molto molto pesantemente della situazione in Italia. Ed è molto molto grave. Come se la sono cavata i giornali, le televisioni, questa vicenda del coronavirus? I giornali e le televisioni sono tutte pro governo, quindi ecco, raccontano tutto quello che gli dicono. Un po' di parte, secondo lei? Un po'? Un po', tanto? Io direi molto. Quindi non si fida totalmente di quello che le dicono? Ma scusi, giovedì sera andava tutto bene, era il paese più forte del mondo, dove tutto era tranquillo, venerdì è scoppiata la bufera. Non lo so se questo dice qualcosa.